catasto, riforme della concorrenza, tanto sofferta. E appunto, se il Parlamento come funziona, come risponde a questa chiamata di rapidità collettiva? Allora, io provo a tenere a mente sia il rigore della domanda e anche il desiderio che ho di allinearmi alla qualità dell'intervento di Luigi Di Maio. E provo ad aiutarmi con, diciamo, questa impostazione che proverò a seguire. Facciamo chiarezza sulla natura etimologica dei controlli. Non sono stati gli dèi a stabilire che i controlli hanno una specie di natura contrariante. Nella radice semantica di controllo c'è quel contro iniziale che preoccupò anche gli abati dei Domenicani, i quali affermavano che si trattava di tenere un doppio registro, evitando però la contrarietà del doppio registro. Il controllo è questo. Tenere a mente un doppio registro nutrito da dati. La prima esigenza che il sistema paese, l'Italia, questa comunità, non solo fatta di verticali obelischi del potere pubblico, ma anche di sentimenti trasversali riguardanti gli interessi, le cittadinanze, le università, devono ritrovare la ragione della funzione dei dati. Soltanto con i dati si riesce a fare un controllo che non sia contrariante e poi alla fine anche un controllo sanguinante, perché fa perdere tempo, fa perdere risorse, spalma paura. Vedete, se dovessi dirla in termini sloganistici, perché a volte lo slogan aiuta, nel tempo breve di un intervento, tematizzare sotto la forma dello slogan aiuta, noi dovremmo dire che dobbiamo aiutare i controlli, ma dobbiamo anche aiutare le decisioni pubbliche. Due aiuti dobbiamo mettere in campo. Fare in modo che il controllo sappia fare il controllo e fare in modo che la decisione sappia essere fruttuosa e concludente. Vedete, facciamo un ragionamento a partire dal mondo che conosco di più, poi arriviamo alla domanda anche del moderatore. Qui siamo in una bella occasione posta in essere da Corte dei Conti e Università Tor Vergata. Sapete, e lo sapete bene, ma io lo pongo in termini, diciamo così, dialettici, sapete che le delibere dei dissesti degli enti locali vengono assunte dalla politica. È presente in questa sala una doppia lettura sulla natura della Corte dei Conti, come deve essere declinata la sua funzione. Se è una funzione distaccata, terzia fino alla santità, della lontananza della santità, oppure una funzione, diciamo così, messa dentro al cantiere della decisione, per cercare di fare in modo che la decisione sia concludente e rispettosa dell'ordine. Negli enti locali, per esempio la Tesei, calcoliamo che sia la presidente della comunità urbana di Lille, una bellissima comunità urbana nata da una riuscita riforma fatta lì, a un certo punto finisce il suo mandato e va a fare il presidente del distretto, che è una specie di regione francese guardata dall'Italia. Quelli che arrivano dopo di lei, politicamente motivati, deliberano il distretto. E non è vero che c'è il dissesto, soltanto perché vogliono dispettosizzare, vogliono fare dispetto. Ma pensate voi che sia possibile che un'attività così tagliante, così scarnificante, com'è un'attività deliberativa che qualifica dissestata un'attività gestionale, la comunità urbana di Lille è una delle migliori amministrate al mondo, è possibile che la politica si impossessi di questo livello di terzietà decisionale? No, lì ci vorrebbe che l'attività di fotografia sulle condizioni dei documenti contabili spetti ad un organo davvero terzo che per un attimo scende dalla santità e si fa carico di rilevare le condizioni effettive. Questo si chiama controllo cooperativo, collaborativo, si chiama controllo non disinteressato rispetto alle sorti della decisione pubblica. Permettetemi, è stato fatto un bellissimo intervento al Ferraris che sta portando avanti, diciamo, la terza fase della vita delle ferrovie. Ed è vero che programmare le infrastrutture significa pensare lungo e non pensare emotivi, in preda, genuflessi all'emergenza. Però io dico a Ferraris, sapendo che non è lui il destinatario, siamo tutti noi destinatari e
rispetto che sa al ragioniere generale dello Stato. La scienza tecnica, quella che si studia anche in questa università, ha stabilito che c'è una vita tecnica di ponti e gallerie. La durata di ponti e gallerie è di 50 anni, quelli fatti negli anni passati del Novecento. Adesso l'Europa ci induce, ci costringe, ci intima a fare ponti e gallerie che abbiano una resistenza di 100 anni. Non è una legge che risolve il problema della vita tecnica. È stata fatta una legge che allunga la vita di ponti e gallerie. Antigone si sta svegliando. E nel mentre si fa questa legge, tutti i controlli hanno detto va bene. Dopodiché ci preoccupiamo della morandizzazione dei ponti. Non tutti hanno la fortuna di Benetton. Non tutti. Quella morandizzazione ha tolto la vita ad un certo numero di persone, ha generato paura e ha stabilito una rottura di civiltà che per la gravità patita a Genova assomiglia alla rottura di civiltà che ha patito il pianeta con la pandemia e questa guerra. C'è una questione che va a fondo, scarnifica, cancella la fiducia di un sistema. Allora il controllo deve essere tutto quello che voi sapete che fate con una competenza che secondo me è magistrale rispetto ad altre magistrature. Quanto dispiacere produce quel racconto che ha fatto la stampa di quel concorso di altra magistratura, dove cioè il bene e l'inveniente è molto discusso e discutibile sul piano dell'attrezzatura. Viva la modalità selettiva che fa nascere i magistrati della Corte dei Conti. Una competenza indubbia, una capacità indubbia di leggere la documentazione. Mi ricordo le bellissime relazioni al Parlamento di Mani in Carabba che vengono studiate doverosamente all'università, ieri, oggi e domani. Questa potenza rendiamola anche funzione della decisione pubblica, perché è troppo difficile in alcuni momenti mettere in vita la decisione pubblica. Vogliamo parlarne? Proviamo a parlarne con un po' di puntualità. Se ci fosse stato un controllo cooperativo, la normativa intelligente sul 110% che rigenera le case dal punto di vista della resistenza sismica ed energetica sarebbe stata una normativa che non avrebbe dovuto imparare dagli errori. Ogni fatto nuovo ha dentro di sé una debolezza, ce l'ha. Probabilmente non doveva essere 110, bastava anche 75, ma se accade nel secondo tempo va bene allo stesso modo. Assumiamo che quel 110% doveva, uso un termine che piace a Recalcati, erotizzare, generare desiderio, interesse. Perfetto, dopo la prima fase ne facciamo una seconda, non buttiamo il bambino con tutta l'acqua, facciamo in modo che sia a regime, che funzioni, perché farà 4-0 alle procedure del PNRR e non perché Di Maio, Luigi Di Maio, diciamo, ha fatto vanto ad una cosa non azzeccata. È azzeccata l'impostazione del PNRR, ma fa più fatica a produrre risultati. Invece la cantieristica del 110% sta distribuendo in Italia, ovunque, nell'Italia delle grandi città e nell'Italia dei piccoli comuni, cantieri di operai che si sporcano le tute di cemento. C'è fattualità, non c'è la riforma che si concepisce a Palazzo Chigi e che però poi ha bisogno di tempo per incontrare la cantieristica. Però quella riforma riguardante il 110% ha dei problemi. Tant'è che si è dovuto correggere, ci si è dovuti intromettere per trovare la maniera di correggere i controlli. Si poteva prefigurare quello che poteva accadere, tant'è che poi si è cominciato ad allocare dentro attività di doppio registro, direbbero gli abbati dei domenicani. Permettetemi, sapete come stanno andando le opere pubbliche che si concludono senza che finiscano queste a pugni in faccia tra stazione appaltante e contraenti? Procedono molti cantieri, questo la Presidente della Regione Umbria lo sa perché c'è una bella tradizione di governo in quella regione, grazie alla formidabile intuizione dei collegi consultivi tecnici. Il Ragioniere Generale dello Stato sa che cos'è questa intuizione. Però volendola vedere dall'esterno, il collegio consultivo tecnico che cos'è in un'opera pubblica che ha determinato la contrattualistica coerente e adeguata?
quando nascono punti di vista differenti, si organizza il ritrovamento di una bravura, possibilmente terza, che entra dentro e indica la soluzione. E tutela, fa capire qual è la cosa giusta da fare, perché noi non possiamo immaginare che realizzare, modernizzare, cambiare, spingere la ruota economica del paese sia un fatto semplice. Che è difficile portare a segno i risultati. Ferraris ha finanziato la Pescara-Roma. Io vengo da una regione nella quale il Papa del rifiuto, Celestino V, quando venne pensato Papa in quel concistoro, venne introdotto come proveniente dalla terra delle frane, dalla terra dell'acqua dispersa, una terra davvero ultima, senza nessuna possibilità di connessione. Finalmente, dopo Celestino V, è arrivata questa possibilità di fare l'infrastruttura. La infrastruttura va cucita con il consenso dei territori, non si fa contro i territori. Ci sono tre punti in corrispondenza dei quali tre comuni vengono ammalorati da quel cantiere, e lì c'è bisogno di ascoltare il territorio, di trovare le competenze, di supportare, di sostenere. E io sono convinto che chi dovrà mettere la parola finale al sì avrà bisogno di sentire una competenza magistratuale, che sa leggere le carte, che sa comporre la valutazione di legalità con quella di legittimità e con quella anche di efficacia della spesa. Perché le varianti portano dei costi, ma perché dovremmo avere delle competenze che stanno sugli spalti e non entrano dentro? La dico adesso con la cultura di Gianfranco Miglio, che ho avuto modo di conoscere. Ma perché lo Stato deve poter contare sulla collaborazione delle bravure magistratuali e gli enti sottostanti, che Tocqueville diceva sono gli enti che ha inventato Dio, perché gli altri poteri ha inventato l'uomo, non potrebbero avere il sostegno delle competenze magistratuali? Quando ero più giovane ed ero meno disilluso, mi ponevo la domanda: ma le inaugurazioni di anni giudiziari a che servono? In passato, diciamo, gli aperitivi erano molto simpatizzanti, dopo sono scese le qualità simpatizzanti degli aperitivi che si offrivano. E se potessero essere quelle inaugurazioni i momenti nei quali si danno indirizzi all'attività dell'intera magistratura di riferimento per supportare la specialità della decisione pubblica che va sostenuta? Siamo in guerra, ma non solo Ucraina-Russia. La pandemia ha generato un livello di spavento, di rottura delle regole, di rottura della civiltà. C'è bisogno di ricostituire competenze nei territori. I 3.600.000 dipendenti, che sono la comunità dei dipendenti della pubblica amministrazione, hanno un'età media che si sta fronteggiando e si sta risolvendo. Ma non è che domani mattina cominceranno ad essere bravissimi i nuovi messi, i concorsi RIPAM e tutti i concorsi che grazie a Dio si sono generati. C'è bisogno di avere solidarietà, spirito comunitario, sentiamoci tutti dalla stessa parte, evitando quel valore contrariante che abbiamo pagato in alcuni momenti, per cui tutto il master plan per il Sud, 50 miliardi di euro, è stato cantierato nella misura del 18%. Lo ricordate voi, il master plan, quello per il quale lavorarono sottosegretari alla presidenza con grande conoscenza dell'economia territoriale, però i convegni si facevano, i monitoraggi sono stati contrattualizzati, le slide e il catering sono stati pagati, ma la cantieristica ha bisogno di aiuto. Io non lo so se mi capiterà di rifare, diciamo, nel 1500 si chiamava il primo magistrato di una città, l'esperienza più bella di fare il sito. Ma se dovessi rifarlo, davvero chiederei una norma salvifica, che quelli che giudicano siano accanto ad aiutare la presa di decisioni complesse. Perché il sindaco di Rotterdam nel fare il porto nuovo può contare sulla collaborazione delle figure magistratuali? Perché? Perché? E perché non è possibile qui? Allora, siamo all'università, non siamo in Parlamento. Proviamoci a pensare in questi termini. Rispondo adesso in un minuto alla domanda sulla tecnica. Si concluderà il lavoro parlamentare sulla tecnica. E io credo che sia un metodo di produzione legislativa molto corretto, resistente rispetto al rischio degli
degli emendamenti assessorili che a volte aggrediscono la qualità delle norme che servono al Paese. Troppe volte c'è un'amministrativizzazione della norma e anche questa è una patologia frutto di quote di paura. Io me lo faccio dire dalla norma primaria quello che invece si potrebbe definire in sede amministrativa. Questa amministrativizzazione della norma, Cassese ne parla in questi termini, questa eccessiva specializzazione e particolarizzazione della norma, io di recente ho dovuto produrre una norma, che la Ragioneria Generale dello Stato lo sa e lo ringrazio, perché tutta la filiera precedente di livello ministeriale ha preteso una norma primaria per una questione che si poteva affrontare diversamente. Bene la delega che si farà, io vi garantisco che entro luglio la delega fiscale, visto il lavoro intelligente e insistente del Presidente Marattin e dei suoi collaboratori, oltre che di Palazzo Chigi, del MEF, ma lo dico per la parte parlamentare, io vi garantisco che entro luglio approveremo tra Commissione Finanze del Senato e Commissione Giustizia la riforma del processo tributario, con quei quattro nodi che ci sono stati veicolati dal Consiglio dei Ministri, con piccoli aggiustamenti manutentivi, di cui non discutiamo adesso, ma siamo convinti che la maturità è talmente concava che siamo convinti che le norme partite assumeranno la definitività che serve al Paese. Grazie alla Corte dei Conti, dalla quale io mi aspetto un grande supporto per i tanti decisori pubblici che sono stati invalidati dalla paura, e grazie a Tor Vergata, che è stata capace di lanciare molto in avanti il sasso del